I'm Bashir. I come from Mali. I've been in Italy for a year now. I'm very happy to be here today with this organization that think much about humanity. They are really following the constitution of Italy, which offers equal rights to everyone. Ciao a tutti. Mi chiamo Bashir e vengo dal Mali. Sono qua in Italia da un anno ormai. Sono davvero molto felice di essere qui oggi con tutte queste organizzazioni che lottano per l'umanità. E loro davvero stanno seguendo la Costituzione dell'Italia che offre a tutti quanti uguali diritti. The first camp having hosted in was Caserma Serena near Treviso. The refugees are more or less like prisoners because of the difficulties they are facing. For example, there is no proper care for sick people since they are forced to take drugs which are not meant for their sicknesses. Again, the workers at Caserma normally use abusive words on us, like we are not good, we are good for nothing and ignorant. Il primo campo in cui sono stato ospitato è stato la Caserma Serena vicino a Treviso. Qui i rifugiati sono trattati più o meno come prigionieri e con molte difficoltà, si trovano di fronte a molte difficoltà. Per esempio, non vengono date medicine adeguate a chi sta male e sono costretti a prendere delle medicine non adeguate alla loro malattia. Inoltre, i lavoratori che lavorano dentro la Caserma Serena continuamente utilizzano parole offensive nei nostri confronti, dicendo che non siamo capaci di fare nulla e siamo ignoranti. Furthermore, refugees have no proper classrooms to study and they are denied their right to attend school outside the camp because Caserma's employees think that if someone is able to speak Italian, he can expose them outside for their bad work. Another problem is that even though refugees have a lot of energies and abilities, Caserma's employees don't encourage them, forcing them to stay quiet and calm. Inoltre, i rifugiati che stanno dentro la Caserma Serena non hanno spazi adeguati per studiare, non gli viene data la possibilità di studiare più di tanto e addirittura a moltissimi negano il diritto di frequentare scuole al di fuori del campo, perché chi lavora dentro la Caserma Serena pensa che se qualcuno impara a parlare italiano può raccontare fuori, al di fuori, in giro, che cosa accade di cattivo all'interno della caserma. Un altro problema è che anche se moltissimi di noi rifugiati hanno un sacco di capacità e un sacco di energie all'interno della caserma, queste vengono completamente assopite e ci costringono a stare fermi e calmi tutto quanto il giorno. When we try to change the situation by peacefully protesting before prefettura, the employees of Caserma started to divide us. Indeed, they transferred part of us to other places in order to stop us. They even called the police to shut the protest down. As a consequence, the police began to threaten us by saying that our complaining wasn't legal. However, we know that Italian Constitution states that it's everyone's right to protest. So where were we wrong? Quando abbiamo tentato di cambiare la situazione attraverso delle proteste pacifiche di fronte alla prefettura, i lavoratori della Caserma Serena hanno cominciato a dividerci. Infatti hanno trasferito parte di noi che partecipavamo alle proteste in altri posti con l'obiettivo di stopparci. Inoltre hanno chiamato la polizia per calmare e completamente distruggere le nostre proteste. Come conseguenza la polizia ha cominciato a minacciarci dicendo che quello che noi stavamo facendo era illegale. Ma scusate, noi conosciamo la Costituzione italiana e dice che tutti quanti hanno diritto di protestare, quindi perché siamo in errore? Fortunately, we met Django, which is doing their best to help refugees here, like by granting them free access to the gym or by giving legal support. E poi fortunatamente abbiamo incontrato il centro sociale Django, che insieme a noi sta facendo del proprio meglio per aiutare tutti quanti i rifugiati come me, e attraverso un accesso libero alla palestra e dando supporto legale gratuito. Currently I'm studying at Palladio, a high school in Treviso, and I wish to become a mathematics teacher. I really hope my dreams will become true here in Italy.
Ora sto studiando al Palladio, una scuola superiore di Treviso, e vorrei diventare un insegnante di matematica. Spero davvero che i miei sogni possano diventare realtà qui in Italia. Thank you.